Per la preparazione di questo piatto medievale abbiamo bisogno di ricotta, zucchero, farina, uova, cannella, miele e acqua di rose. Uno degli aspetti più affascinanti e caratteristici della cultura medievale è la grande attenzione alla presentazione dei piatti nei banchetti. Il piatto non deve solo esaltare il gusto e l'olfatto, ma deve anche essere piacevole alla vista e perché no, creare stupore. Anche Mastro Martino dà grande importanza alla preparazione dei piatti. Si cerca di stupire i commensali, ci racconta, con preparazioni spettacolari, utilizzando colori e decorazioni varie, ma anche mascherando una vivanda per farla sembrare un'altra cosa. È il caso di questa ricetta, le toronce o arance d'estate, che venivano presentate come fossero appunto delle arance, mentre in realtà erano semplici frittelle di formaggio. Per prepararle, lavoriamo la ricotta con lo zucchero, uniamo le uova e piano piano la farina. Il composto deve essere morbido, ma non eccessivamente. Con 2 cucchiai formiamo delle palline che friggeremo in olio. Quando le palline sono belle dorate, le scoliamo, le ricopriamo di miele e le profumiamo con l'acqua di rose e la cannella. Ed ecco dalla taverna le toronce, le arance d'estate medievali.